E adesso continueremo questa preghiera facendo la preghiera di guarigione. Allora ricordati che ci sono delle famiglie di demoni e i demoni acquistano forza secondo il numero. Se ci sono tanti demoni, essi acquistano forza. E ci sono delle famiglie intere. E a proposito della paura, la paura attira la insicurezza, la timidezza, l'ansia, complesso di inferiorità, imbarazzo, preoccupazioni. Quindi tutte queste problematiche fanno parte della paura e quindi hanno costituito una famiglia e la famiglia dei dispiaceri ha l'autocommiserazione, l'angoscia, l'afflizione, il rammarico, la famiglia della rabbia. Ci sta la frustrazione, l'omicidio, il suicidio, la depressione. Noi parleremo ai nostri problemi questa sera. Certo, non otterremo la guarigione con la stessa rapidità che otteneva il Signore. Ma anche noi, dice il Signore, possiamo spostare le montagne con la nostra parola. Le sposteremo un po' più, meno rapidamente. Però le sposteremo perché Gesù ce l'ha promesso. Quindi continuiamo ad alzare le braccia e dalla preghiera speciale passiamo alla preghiera di guarigione. Vi prego di fare ginnastica. Non la fate fare a me, fatela voi perché io mi stanco. Vi prego di venire avanti se siete stati guariti. Dai se, tedefe. Signore, siamo qui davanti alla tua presenza per chiederti di guarirci. Mettiamo davanti al Signore tutta la famiglia della paura. Insicurezza, timidezza, va via nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Servizio d'ordine, portate i fazzoletti. Fuori nel nome di Gesù. Fuori nel nome di Gesù. Insicurezza. Timidezza fuori, nel nome di Gesù. Fuori, nel nome di Gesù. Portate i fazzoletti. Ansia, complesso di inferiorità.
imbarazzo, preoccupazioni, fuori. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, fuori. Metti la mano sul petto e portala alla bocca. Fuori nel nome di Gesù. Fuori nel nome di Gesù. Fuori nel nome di Gesù, fuori. Qui i fazzoletti, qui i fazzoletti. Fuori nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Tantos, fuori nel nome di Gesù, fuori nel nome di Gesù, Dose, tantos. Autocommiserazione, angoscia, afflizione, rammarico, depressione, che appartengono alla famiglia dei dispiaceri. Nel nome di Gesù, fuori! Nel nome di Gesù! Fuori! Nel nome di Gesù! Fuori! Nel nome di Gesù! Fuori! Fazzoletti qua! Fuori! Nel nome di Gesù! Fuori! Nel nome di Gesù! La famiglia della rabbia, rabbia, frustrazione, depressione, va via nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, fuori, metti la mano sul petto, portala alla bocca poi, fuori, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Mariana, avanti per favore. Lodra e Oasis, santo, 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 gloria, 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 santo, dorde de santos, santo, 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 santo. Carla, devi andare avanti per favore, santo, 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 santo. Dosela e traintes, durele contro aires. Noterete che il problema è generale. Insicurezza, timidezza, ansia, complesso di inferiorità, imbarazzo,
preoccupazione, fuori nel nome di Gesù, fuori nel nome di Gesù, fuori nel nome di Gesù. Famiglia della rabbia, frustrazione, depressione, famiglia dei dispiaceri, autocommiserazione, angoscia, afflizione, rammarico, depressione, fuori nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Fuori nel nome di Gesù. Fuori nel nome di Gesù. È preferibile che siamo liberati o vogliamo tenerci queste cose dentro. Drulai, spesistis. Santo, santo, santo. Marisa, Michele, venite avanti. Tusla, trainti huedestes. Un microfono. Todos.
proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi. Gesù, ubbidisci, ubbidisci, nel nome di Gesù, ubbidisci, ubbidisci, chi sei? Che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo. Ubbidisci, ubbidisci, ubbidisci. Nel nome di Gesù, ubbidisci. Nel nome di Gesù, chi sei? Chi sei? Qual è il tuo nome? Qual è il tuo nome? Nel nome di Gesù, ubbidisci. Ubbidisci. Ubbidisci nel nome di Gesù, ubbidisci. Ubbidisci nel nome di Gesù, ubbidisci. Qual è il tuo nome? Chi sei tu? Chi sei? Chi sei? Qual è il tuo nome? Dobre, Efefetis, Dos, Ombre, fuori Ombre, fuori Ombre, Ibek, fuori nel nome di Gesù, ubbidisci, 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 nel nome di Gesù, ubbidisci, ubbidisci, nel nome di Gesù, ubbidisci, 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 ubbidisci. Vattene via dallo stomaco, va via, ubbidisci, fuori, 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 ubbidisci, nel nome di Gesù. Inizia prima tu a uscire, fuori, fuori, fuori. Qual è la tua attività? Qual è il tuo compito? Fuori, nel nome di Gesù, fuori, nel nome di Gesù, ubbidisci, 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 ubbidisci. Fuori dal suo stomaco, fuori dal suo stomaco,
Continuate a pregare però, eh? Dobbiamo pregare tutti insieme. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Il Signore è il tuo custode. Come ombra che ti copre. Il Signore è il tuo custode. Perché piangi? Perché piangi? Fuori, ho detto fuori. Senza piangere, fuori nel nome di Gesù, fuori. Fuori nel nome di Gesù, fuori. Fuori nel nome di Gesù. Fuori. Fuori nel nome di Gesù, fuori. Fuori nel nome di Gesù. Yeah.
Grazie Gesù.
Fuori, Ikrom, Ebre, Ost, Ufi, Impo, fuori nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, ti prego, Gesù, ti prego. Prego, Gesù, ti prego. Ogni schiaffo, ogni libro, ogni spirito, ogni sonno che tu inviò. È scritto in ogni anima. È su di te che raggiungi la bocca e esci. Thank you.
che oggi stesso raccontano tante le storie che mi hanno fatto crescere, però beh, sono ancora qui più forte di prima, e tutto questo lo devo a Cristo mio rifugio, a colui che mi chiama e a colui che un giorno mi ha promesso che non sarò mai solo. Dio non mi ha mai abbandonato, nonostante tutto sono ancora qui, è perché ho la sua forza. Hanno chiuso molte porte qui nel mondo, però posso dire
porta di Malocco. Solo Dio l'ha aperta per me. Il problema ora sta dando forza. E sono ancora qui, più forte di prima. Una, due, tre, cominciamo da qua, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 10 liberazioni. Anna Maria, la sorellina è venuta, aveva un forte mal di stomaco e quando tu hai... Da quando avevi questo mal di stomaco? Da venerdì notte. Ma... giorni addietro io ti ho visto che ti toccavi lo stomaco. Io soffro da 2 anni con lo stomaco. Soffri da 2 anni di questo mal di stomaco. La nausea. Con la nausea anche. Quindi adesso? Sono solo indolenzita, però non mi fa male come quando sono entrata. Non ti fa male più? Sono un po' indolenzita perché tenevo come lo stomaco stretto da un pugno. Invece ora, diciamo, sono un po' indolenzita. Ti senti libera? Sì. Che cosa diciamo al Signore? Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Invece la sorella Anna Maria aveva paura dei luoghi chiusi, quindi... era abbastanza claustrofobica. Sì, in ascensore, nei luoghi chiusi, se c'erano tante persone e non c'era cioè vicino la porta per poter scappare, mi venivano questi attacchi di panico. Di panico. Sì. Però adesso mi sono fatto, già quando tu iniziavi a chiamare, stando là, mi iniziavo a sentire e ho iniziato a autoliberarmi. Poi sei venuta tu e mi hai continuato, ho continuato pure io, però adesso non sento più non niente. Non senti più niente. Ma anche a te ti faceva male lo stomaco? Anna Maria prendeva dall'ombelico e poi saliva sopra. Quindi la sede della paura è lo stomaco. Grazie, grazie Gesù. Anna Maria, Marianna, quando tu le hai imposto le mani perché tu l'hai chiamata per farla venire avanti, lei ha cominciato ad avere un forte dolore alla pancia. E quindi adesso sta bene. Adesso tutto ok. Sì, tutto okay, sì. Grazie Gesù. E anche la sorella Anna Maria è stata liberata da problemi di paura. Esatto, sì. E anche a te pigliava lo stomaco spesso. Che inizia, cioè nel senso mi ha risposto già quando zia era lì a terra, quindi comunque alcuni problemi nella famiglia in realtà si sono verificati sia sulle sorelle, cioè sintomi comuni sia alle sorelle che alle nipoti, quindi in sostanza già quando lei era a terra ho percepito io questo dolore. Fastidio. Non era dolore, non te lo fastidio. Mi sentivo attaccata. Grazie Gesù. La sorellina aveva ansia, preoccupazioni. Quando tu hai nominato, lei ha incominciato a piangere e poi sei stata liberata. Sì, infatti avevo già un senso di pesantezza, preoccupazioni, ansie. E prima di venire qui Gianfranco mi ha chiesto, ti vedo un po' strana, che hai? Io ho detto, va bene, niente, forse avrò un po' sonno. Poi quando sono venuta qui tu hai nominato paure, preoccupazioni, ansia e quindi io ho iniziato a piangere, ma non pensavo di avere qualche di avere problema, questo problema di questo genere. Poi sono venuta avanti e ho avuto una reazione e me ne sono resa conto solo dopo quando ho aperto gli occhi, tipo che ero stata io ad urlare, ero stata io a tossire, però lì per lì non mi rendevo conto di niente. Poi ho aperto gli occhi, mi sono guardata un po' intorno e mi sono sentita subito meglio, insomma.
Grazie Gesù. Grazie Gesù. Anna Maria, la sorella aveva una forte paura per il potersi verificare degli incresciosi problemi familiari. E giovedì lei, durante la preghiera che tu hai fatto al fratello, già ha incominciato a sentire un subbuglio spirituale, cioè già questa paura stava incominciando a venire fuori. Questa sera Gesù l'ha liberata completamente. Durante le preghiere l'ho rimesso proprio a casa, li mettevo. Poi quando tu hai incominciato a dire i nomi di tutte queste paure, io mi sono sentita male, mi sono andata a sedere. E adesso come ti senti? Bene. Grazie Gesù. Diamo questo. Anna Maria, la sorella, appena tu hai nominato paure, angosce, si è sentita tremare, si è sentita male, proprio qualcosa che usciva. E dopo mi sono sentita meglio, più adesso ti senti più libera, meglio, sì, libera. Più libera. Grazie Gesù. Lui dice che nello specifico non avverte delle paure all'esterno, però questa sera durante la preghiera, mentre tu ministravi la potenza, lui ha incominciato a sentire dei fastidi interiori, ha eruttato e poi ha vomitato del tutto. Quindi praticamente questo fratello piano piano capirà che cosa è successo. Della preghiera, io stavo là, pregavo con mia moglie e mia zia e mi sono trovato in piedi con le braccia alzate, piangevo. E dopo mi sono guardato e ho detto, ma non l'ho trovato bello, non l'ho trovato triste, ma piangevo di gioia. E poi dopo adesso come ti senti? Libero. Grazie Gesù. Anna Maria, Francesca, come tu hai nominato la paura, si è sentita male. Io già da giovedì, dalla preghiera di giovedì, ho iniziato ad avere un reazione. Ero di servizio, ma la mia mente voleva scappare. Tu giravi. Tu hai paura un po' di tutto, eh? Ma, sì, avevo paura. Avevi paura. Quando ho iniziato a camminare, dico, qual è stato il mio pensiero? Tutto ciò, però non volevo che tu ti avvicinassi a me. E avevo questa repulsione. E poi mi ha sgamato il Signore. E adesso che ti ha sgamato? Mi ha liberato, sto bene. Non vuoi stare più vicino a me? No, come maestro. Grazie Gesù.